Sono stupido e ho premuto F4 invece di F5, quindi il video è incominciato da capo. Josh, are you in there? No one comes to visit anymore. Who are you? I wish I could remember. Who left you here all alone? Everyone else is gone. Don't blame them. You can understand, can't you? It's hard to watch something die. Tell me what you need. I'll see what I can do. So difficult to remember. The warm sunlight dancing on the water. The smell of cotton candy in the air. And the sound of wind blowing through the trees. Find them for me, and I'll give you what you need. How will I know when I found them? Three small windows of better days. You'll know when you see them. Okay, I'll look around. You have a kind voice. In realtà non credo che attaccherò le due parti, nel senso non ho fatto letteralmente niente se non tagliare quel fare e salvare, quindi nel senso sti cazzi. Messaggio dice: non riesco a vedere il mio volto, forse si può nella 304. Ok, woman. Sam, non so come ringraziarti per tutto il duro lavoro che hai fatto per restaurare l'atrio. La mia malattia continua a peggiorare, ma è un gran sollievo per me sapere che io e la mia Carol troviamo conforto nel bellissimo giardino che hai creato. Grazie infinite, Clayton. Dai, non c'è niente qui. Allora, ma questo? Questa porta non l'avevo mica vista. Trovo il modo di aprirla. Trovate i ricordi per la signora della stanza 201. Ma è 301. Ma smettiamo con questi sogni. Ok. Hello. È bloccato, non ci sei mai arrivato. No. Perché? Questa crudeltà incredibile. Carissimo Sam, non so come descriverti come è cambiata la mia vita da quando ti occupi del latio. Con la malattia di Clayton, che pian piano mi esaurisce, mi sono sentita così perduta e sola. La tua presenza e questo tuo regalo di ripristinare il giardino sono l'unico raggio di sole nella mia vita stanca e mi danno gioia. Grazie per le tante meravigliose serate che abbiamo passato insieme. Sarà diverso, più bello, non devo più fingere. Con tutto il mio amore, Carol. Dice, la 305 mi spaventa, ci ho lasciato il mio anatroccolo.
Ci posso fare ben poco, però. C'è un buco. Faccio un ci lancio. Spaccare. Sì, con l'ascia magari. Ok. Queste macerie sembrano abbastanza stabili. Non c'è altro. Ok. Cavolo, è difficile per me trovare le parole giuste. Il mio corpo è a pezzi e adesso è spezzato anche il mio cuore. Non so perché. Io ti ho amata incondizionatamente, ti ho dato tutto quello che avevo. Pensavo che mi amassi anche tu. Si vede che è uno shock. Ci sono delle cose su Sam che non sai e se lo sapessi ti garantisco che la penseresti diversamente. Vuoi perdonarti, Carol, ma non posso. Non mi è rimasto assolutamente niente. Carol, brutta stronza. Cosa dovevi mai fare? Aiuto. Vai, abbi, abbi, abbi. Avete imparato ad attaccare nel corso del gioco? Possibile. Non erano così forti. Ma per niente. Fai ancora splendida. C'è un messaggio solo dalla vasca, dice non va via. Ok, il messaggio è scoperto. Come mi mancano i miei bei tempi prima che mi ammalassi. Quando il sole è basso, gli ombrelli si sposano sulle pareti, ma subito dopo l'oscurità riempie la stanza. Per favore, vieni a trovarmi presto, voglio condividere un ultimo ricordo con te finché posso. Con la cartolina di Alchimilla. Nome un po', diciamo, particolare. La 401 non si può usare. 403 l'avevo provata. 404 no, ma tanto se c'era l'altro accesso vuol dire che questo non andava. Beh, direi che dobbiamo tornare di là. Anche se so perfettamente chi c'è di là.
Aiuto. Ok. Mi sono spaventato. E io già lo sapevo. Allora. Ok. Questo gioco funziona. Sei buggato a me. O il siero. Ok, non facciamo domande. Direi di salire. Tanto mi ha spawnata la Shaman. Ma aiuto. Guarda che faccia. Ok. Ma aiuto. Vuoi morire? Allora, la gente di sti tempi è proprio dura a morire. Basta. Jim, sono tornato ieri sera. Hai visto che ho lento effettivamente la strada per lo principale, sai dove conduce. Non so che cosa farebbe il vecchio stroscopista, la sua salute potrebbe essere fatale. Pensi che dovrei dire qualcosa? Magari. Ok. No. No. Ok. Ok.
Quella sarà un'altra foto, ricordo per la signora, immagino. Non me lo ricordo. Che bella giornata, l'odore dello zucchero filato che sono diventato riempiva l'aria. I giorni come questi ricordano com'era bello essere giovani e spensierati. La famiglia è la cosa più importante, i nostri bambini sono il futuro. Provi tanto, potevi sentire ancora così innocente. Lakeside. Sergio, non so, ho visto qualcosa di strano l'altra sera, volevo farne menzione. Avevo aperto la porta di servizio dell'atrio per far entrare il sindaco Butler, come faccio di solito. Sono passato più tardi per essere bisogno di aiuto, sa che anche a me piace coltivare le piante, e l'ho visto trascinare dentro di me uno dei suoi sacchi di concime. Ma non sembrava nessun sacco di concime che gli abbia mai usato, era pesantissimo e faceva fatica a trascinarlo. Lui non mi ha visto, così me ne sono andato di nascosto. Devo dire allo sceriffo, non so che fare, ma volevo avvertirlo. Ma è la situazione del cazzo. Ok. Oh no, ancora di nuovo. Ancora di nuovo. No. Andato. Ok, qui c'è una porta da aprire con la violenza. Ok. La pistola, pensavo che non sto praticamente più utilizzando in realtà, perché con l'ascia malissimo non mi trovo, devo essere onesto. Qua mi si era buggato, letteralmente qui. In pratica non mi dava più la possibilità di scendere. L'interazione era completamente scomparsa, senza nessun motivo logico, ovviamente non funzionava più. E quindi non sono più riuscito ad andare avanti. Ok. No. Ma io ho schivato. Non va. Ok. Via. Ti prego non fare come allora. Mi pare salire da poter scendere. Ok. Una sinistra triste da darti. Ieri ho preso una barca, ho remato più lontano che potevo e messo il viso nell'acqua limpida e fredda. Mentre mi sporgevo da un lato della barca, la colonna si è impigliata nel vemmo e la catena si è rotta. Ho visto il tuo aereo che spariva nell'oscurità. Volevo tu farmi riprendere, ma l'acqua è troppo gelida e fonda. Perdonami, ti prego, mi manchi. I think I found all the memories that woman is looking for. I should give them back to her. Sì, può essere una buona idea. Ok, quindi. Ora semplicemente ritorniamo su. Ok, ok,
incastrato? Sì, ti ho incastrato. Un attimo. Ah, ok. Ci sono. Oddio, non è possibile. No. No. Ma perché? Ma io... Ma basta, basta. Cazzo uscivo da qua? Alle scale. Ok. No. Oh. Oh, ma che cazzo? No, aspetta, aspetta, che l'inventario è questo. Cioè, sono costretto a sparare. Per fortuna richiedono solamente due proiettili, ma... Ma che due coglioni? Perché non voglio sparare io. No, ne richiedono un po' più di due. Però non era così all'inizio. Quella combo di cose lì io non potevo farci niente. Oh, anche tu. Vabbè, tu. Sei amico. Ok. Oh. Non andava. Che casino. No, non era questo. Is this what you wanted? Thank you. Una strana chiave e chissà dove andrà mai utilizzata. Fammi salvare, per l'amor di Dio, fammi salvare. Voglio uscire da qua. Non so se è riuscito. Ottimo. Via. Ce l'ho la chiave. Josh? Ecco qua. Vabbè, ovvio, non c'è mai arrivato. Mi si buggava prima. Da qua è gioco nuovo anche per me. Josh. Don't
Don't let me fall. Ed è un pochino un pezzo di merda, comunque. Se posso permettermi. Sembra che è nata nel bianconiglio. Ecco, vedi, mi piace tanto quel simbolo che si vede là dietro. Vedevo da sono appena caduto in un posto meraviglioso chiamato il ristorante dell'hotel. Io direi di utilizzare l'ascia, ma tanto le infermiere sono diventate divine, veramente divine. E niente, ma non erano così, non sono mai state così forti le infermiere. È dal primo capitolo che la battiamo, non è, non è roba recente, ecco. Ok. Là è bloccata, quindi solo di qua si può andare. Sì, sì, qua è roba completamente nuova, io non so niente cosa sto facendo. Benvenuti nell'altra Silent. Andiamo prima. No. Mayor Bartlett. Mayor Bartlett, I need to talk to you. Yeah? Well, make an appointment in my office. You remember me? My dad was the sheriff. Who? Adam Shepard? Senti, brutta copia di Eddie Redmayne, vai a fare in culo. What the hell's happened to Shepard's Glen? You're the mayor. These people are your responsibility. Now you listen to me, you little asshole. I did everything I could to help those people. But you can't stop what's already been started. What the hell else do you want from me? What about your son? Don't you want to protect him? My boy? I didn't do much right with him. But I did buy him some nice things. Remember, Joey? Remember that nice present I got you? I'm looking for my brother Joshua, and I know he used to be friends with your son. Have you seen either of them? Joey? Joey doesn't want to play with you. Why do you want to know about him? Because I thought he and Joshua might be together. Do you know where they are? Maybe you can take me to them. I'm not going anywhere with you, you freak. Can't you take a hint and get the hell away from me? I just want to stay here and sleep in the garden. Oh. Joey loves his little garden. Una domanda. Belongs to your son, doesn't it? Che cazzo è successo all'audio? Andava tutto così bene. Joey. È bassissimo anche per me. He and my brother were friends. I need to find him. You shouldn't have come back, Alex. Times are bad. People don't trust me anymore. Protect them from what? What did you do? Something has come. Taken everyone away. You can't stop them. They'll get you too. Who's taking them? What are you talking about?
Where's my brother? Bastard. You can't say it. Prossima parte.